Una lettera aperta scritta dal leader della comunità senegalese di Salerno, Douda Niang, al sindaco e a tutte le altre cariche istituzionali del territorio per ribadire il profondo disagio vissuto dagli ambulanti extracomunitari che vivono e operano nel comune capoluogo. Una lettera accurata, ma anche con qualche passaggio abbastanza inquietante, come quando Niang, sottolineando la proposta lanciata tempo fa di concedere agli ambulanti, come in passato l'area del sottopiazza della Concordia per le attività di commercio, aggiunge che è necessario il superamento del clima di forte controllo che vige nell'area del lungomare, che non giova alla sicurezza della città. Passaggio, come detto, abbastanza inquietante, forse, vogliamo immaginare e sperare, frutto di un errore di scrittura. Impensabile infatti che si possa auspicare minor controllo, in quanto questo non gioverebbe alla sicurezza. Un paradosso. Uscita clamorosamente a vuoto, che farebbe bene il leader della comunità senegalese a rettificare immediatamente, a scanso di equivoci. Per il resto Niang, nella corposa missiva, sottolinea che a Salerno almeno 250 famiglie di lavoratori e lavoratrici ambulanti italiani, senegalesi e bangladesi si sono ritrovate quasi del tutto senza lavoro negli ultimi 2 anni, causa la forte restrizione delle possibilità e degli spazi per l'esercizio delle attività commerciali e che, in vista del 1° maggio, festa dei lavoratori, si chiede all'amministrazione comunale e alle altre istituzioni di riaprire i canali di ascolto, riprendendo a pensare la concessione dell'area del sottopiazza della Concordia per il commercio ambulante, come è stato fatto per anni fino al recente passato. Area negata oggi dall'amministrazione comunale per problemi di sicurezza e sostituita dall'area di via Calò, ad oggi, si sottolinea nella missiva, ancora ferma al palo.